Benvenuti a Focus Medicina. Approfondiamo oggi il tema del sorriso. Esiste quello perfetto? Quali sono le tecniche per ottenerlo e quant'è importante la scelta del dentista per avere risultati ottimali? Ce ne parla il medico odontoiatra dottor Moreno Cagnin. Avere denti, gengive e labbra con un'ottima estetica e funzionali è possibile. Questi vanno curati e sistemati rispettando l'individualità di ogni paziente ed integrati con l'armonia di viso e sorriso. La panoramica dei trattamenti è veramente molto ampia e permette risultati di naturalezza a qualsiasi età. Parlo di risultati estetici tangibili, ma non solo. È l'approccio alla vita molte volte che cambia, dal ritrovato piacere a guardarsi allo specchio alla relazione con gli altri. Una conquista nel campo del benessere personale che noi insegniamo loro a mantenere nel tempo grazie a tecniche di generale, a controlli periodici, ma anche e soprattutto con un nuovo approccio agli stili di vita più rispettosi per il proprio corpo. Assodato che ogni paziente è un caso a sé e come tale deve essere trattato, l'obiettivo è quello di realizzare il sorriso integrato e personalizzato. Le tecniche oggi più avanzate sono le faccette in ceramica integrale, incollate sulla superficie del dente, modificano colore, forma e dimensioni, donando un aspetto di naturalezza e lucentezza. Le corone in ceramica integrale e in zirconia, grazie all'assenza del metallo, permettono di mantenere la trasparenza originale, evitando inoltre il problema dei bordi neri in caso di ritiro gengivale. L'ortodonzia invisibile permette di risolvere inestetismi anche importanti a qualsiasi età, non si vede, facile da pulire, consente una vita di relazione più disinvolta. Lo sbiancamento dentale con l'utilizzo di materiali di ultima generazione assicura un risultato profondo e duraturo senza recare danno, ovviamente se utilizzato da operatori esperti e con tecniche corrette. Un dentista non è un professionista che applica solo delle tecniche, ma un consulente per l'immagine e non solo. Ecco perché non può restringere il campo della sua attività all'intervento sul dente, ma deve agire a 360 gradi sul benessere della persona. È dunque importante scegliere un professionista in grado di supportare anche l'aspetto fisico del paziente, servendosi quando necessario di osteopatia, naturopatia e posturologia, che permettono di mantenere i risultati sia estetici che funzionali in caso di trattamenti dentogengivali, ovviamente con l'acquisizione di nuovi modelli comportamentali. Focus Medicina termina qui. Buona giornata!